Ciao a tutti, oggi è mercoledì pomeriggio e abbiamo deciso di andare a fare un giretto a Milano. Io ho appena finito di lavorare, sono circa le 5 e in realtà Walter è a casa e quindi vi terremo con noi per tutto questo super weekend della Befana, perché poi comunque io sarò a casa venerdì, sabato e domenica. Questo è il look di oggi, pantaloni in vinile, questo è di Pull&Bear e tra l'altro sono certa che andrà in saldo. Blazer di Shein, questo vabbè è un Dolce Vita preso tempo fa, gli occhiali di Primark. La borsetta è quella di Saint Laurent e adesso Walter mi ha portato il cappottino. Ciao amore. Dai, E andiamo. tutto in ordine, grazie a Walter, non grazie a me. Grazie amore per avermi portato a pattinare sul ghiaccio. Beh, prima o poi ti ho portato, Prima o poi. meglio tardi che mai, è il giorno Non stiamo andando, sei un falso. Laggio Come si delle chiama questo meraviglie. Parco? Il parco non me lo dico, dovrebbe essere. Adesso andiamo a fare la foto con i bambini dentro lì. Con lupo. Vabbè, la babba Natale è prima. Ho preso una cosa che se funziona è la svolta. E comunque questo è Tezenis a Milano, è su due piani e al piano di sopra è già tutto pronto per i saldi. Dopo l'entusiasmo dei mercatini ovviamente siamo dalla parte opposta, prima che possa spendere dei soldi, vero amore? Ma di qua è Mi più tieni pericoloso. Ma di qua non me lo posso permettere, Rolex. C'è una cosa carina, penso, di Verilab, ma questa è la coda, quindi penso che rinuncerò a vederla. Comunque, anche se l'hanno fatto vedere tutti, se non l'avete ancora visto, questo è l'albero di Milano quest'anno. Momento social di Walter. Ecco, collami la fronte, dai. Ovviamente dobbiamo entrare alla Dr. Martens. È la prima volta che entriamo nel negozio a Milano. Io innamorata completamente di questo negozio, cioè raga, quanto è bello, ci sono dei modelli assurdi, delle opere d'arte praticamente, e poi tutti i lacci, tutte le calze, cioè spendere una marea di soldi anche solo in queste cose. Ma mi tocca anche fare la coda perché quest'uomo di classe col cappotto col pelo vuole le Jordan. Ma entri, a me no, Nike, giusto, bravo amore, bravo. Va, quanta coda, due persone. Sinceramente molto delusa, cioè c'erano sempre le stesse cose che potete trovare anche in altri negozi non della Jordan, mentre i modelli esclusivi o qualcosa di particolare, niente, a parte i camerini. Amore, ma che bel tappeto! Facciamo la sfilata? Sei un modello Vittoria, amore. Un angioletto, un diavolo. Reparto extra di Victoria's Secret. Quello, amore, quello. Bello. Cena del tutto improvvisata. Allora, in realtà volevo il bullet pork, ma era finito. Questo è quello di Walter. Ma tu non dovevi avere due hamburger dentro? Sono due. Ah, sono due. Ok. E anche l'antipasto mix, ma purtroppo qua non lo fanno. Buonasera, oggi è giovedì e andremo a provare insieme questi prodottini. Sono i prodotti di Boldplex, potete trovarli tranquillamente su Amazon, vi lascio qua sotto i link. E sono super chiacchierati su TikTok, non so mai dove guardare, se nello specchio qua o qua, boh. E la maschera dovrebbe andare a ricostruire bene bene il capello. Io sono bionda tinta e quindi ho sempre bisogno di questa tipologia di maschere perché ovviamente i capelli si spezzano più in fretta. Come prima cosa però andiamo a fare lo shampoo e utilizzo lui di Airburst e l'ho preso io, l'ho ripreso, vi giuro amo i loro prodotti. Ho fatto lo shampoo e quando lo faccio al contrario nel lavandino il risultato è questo, un barboncino. Ora andiamo a prendere un po' di prodotto e a metterlo sui capelli. Adesso andiamo a pettinare i capelli e poi lasciamo in posa il prodotto dai 10 ai 30 minuti in un... come si chiama? In un asciugamano. Nel mentre pausa fajitas, ovviamente ho già mangiato e mi stavo dimenticando di farvi vedere.
Ho lavato i capelli con lo shampoo sempre di Herbalist, quello di prima, e il balsamo della linea di Boldplex. Boldplex, vero si chiama? Aspettate, sì, ok. E adesso vediamo il risultato. Non metterò le pin, non metterò niente per vedere effettivamente il risultato. E raga, se vi state chiedendo perché sugli occhi sono ancora truccata, non sappiamo se uscire o no dopo, quindi nel dubbio io rimango truccata, almeno sugli occhi. Ecco qua il risultato a capello asciutto, io sono molto contenta, vedete che è bello luminoso, comunque voi dovete sempre calcolare anche le circostanze, quindi non ho messo leave-in, non ho messo termoprotettore, ho proprio voluto vedere l'effetto del prodotto e sono praticamente bianca qua, cioè questo è il mio colore naturale che è quasi quasi un nero, è veramente scuro, e questo è il mio colore alle punte. Quindi è estremamente rovinato per essere così decolorato, quindi io direi che questo prodotto è super super promosso. Se lo provate ovviamente scrivetemi qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Alla fine casina con MasterChef. Oggi è l'epifania e ci siamo vestiti anche bene, anche Walter oggi top. Sfrutto il completo, amore. Cappottino nuovo, quello che avete visto a Milano, e sotto il completo blu elettrico. Adesso ve lo faccio vedere meglio dai piedi, che sarebbe uno dei miei regali di Natale e compleanno. Boh! Amore, facci vedere. E apri il cappotto. Wow! Questo invece è il mio outfit. Amore, ti sei impegnato a riprendermi bene? Siamo andati a pranzo, poi ci siamo addormentati. Ho cercato di sistemare il rossetto, ma ormai è più fuori dalle labbra che dentro. E quindi, niente, vado a struccarlo e ne metto un altro. Ok, l'ho tolto. Secondo me è 10.000 volte meglio così. Mi prendo un burro cacao e a posto. Togliere l'audio perché c'era sotto la musica, altrimenti me l'avrebbero cancellato. Comunque siamo andati a mangiare una pizza e a far serata per festeggiare il compleanno di Walter. Come mangi gli gnocchi? Come li mangia Walter? Che palle, oh. Sono quasi le 5, io mi sono messa a sistemare la scrivania perché devo rifarmi le unghie e raga fa schifo, cioè è piena di cipria, di peli di spad, di tutto, ho proprio bisogno di una pulita, ma ci sono state le feste, mi sono persa via e quindi adesso lo facciamo. Ho dato una pulita e una sistemata e adesso ho tirato fuori tutte le cose per fare le unghie. Ho già rimosso il semipermanente vecchio, adesso andiamo a rifarle. Non ho idea di come farle, non lo so. Buongiorno, oggi è domenica, ci siamo proprio appena alzati, sono tipo le 9:10, 9:15. Ieri alla fine non vi ho fatto vedere le unghie, ma le ho fatte molto molto basic, rosse. Poi sono venuti dei nostri amici a giocare, insomma, abbiamo fatto chissà che cosa. Però oggi andiamo a fare una cosa che non ho mai fatto a Milano e vi porteremo con noi. Praticamente doveva essere una sorpresa per Walter, ma lui se l'è già spoilerata. Giusto una mini colazione prima di uscire. Giustamente piove, ecco. E siamo arrivati a Cucci Terme, Milano, e piove giustamente. Allora, all'interno dell'armadietto ci sono le ciabatte, tutta una borsa con all'interno l'accappatoio, il telo e tutto quanto. Vi ho fatto qualche ripresa, questo era l'ingresso, molto carino, poi c'era questa parte iniziale con tutte le aree relax più famose dove si fanno tutte le foto per intenderci, poi questo angolino delle tisane, la cosa che mi ha deluso di più, perché molto bello, ok, ma non c'era proprio niente niente da stuzzicare, di solito almeno due carotine e qualche verdura ci sono, invece no. Poi c'era invece esternamente questo tram dismesso ma reso a mo' di sauna, da cui si vedevano tutte le piscine, ma non oggi perché pioveva. Comunque molto bella, in primavera secondo me deve essere spettacolare venire qui, e qua ci sono tutti i percorsi benessere suggeriti. Per continuare questa giornata di detox andiamo col Mac. Tra l'altro ho preso questo qui che è nuovo di Bastianich, spero sia buono. In teoria c'è l'avocado, il pollo e il bacon, speriamo. Allora, mi sono appena svegliata, siamo tornati a casa, abbiamo mangiato il Mac, io sono morta completamente. In realtà mi ha svegliato Walter, sennò io penso che avrei dormito veramente fino a tipo alle 2, alle 3 di stanotte e poi sarei rimasta così con gli occhi aperti ad aspettare di andare a lavoro. Questo è il mio bottino da Cucci Terme, allora questa è semplicemente la borsetta che vi danno con dentro gli asciugamani.
c'era scritto che si poteva tenere oppure lasciare lì e farla riutilizzare. Io ho deciso di tenerla perché comunque fa sempre comodo. E poi quando siamo andati a chiedere se dovevamo fare un check out col braccialetto oppure no, ci fanno no no a posto, e venite qua e ci ha lasciato gli omaggini, quindi molto contenta, e ci ha lasciato una crema corpo e un burro per le mani, carini. Sicuramente la crema corpo è buonissima perché l'ho già provata e mi piaceva. Raga, scusate ma sono rallentata nel parlare, mi sono proprio appena svegliata, mentre la crema per le mani non l'ho provata. Tra l'altro all'interno dello spogliatoio c'erano proprio tutte le creme, sia le creme viso che per il corpo. C'era anche il detergente purificante, peccato che io me ne sia accorta dopo che avevo praticamente asciugato i capelli, non avevo più voglia di rimagnarmi la faccia, bla bla bla. Se no l'avrei provato sicuramente. Devo dire che mi sono piaciute tutte le creme, cremine e cremette, mentre i prodotti per i capelli, che non sono cucini, non so, penso sia una collaborazione, non mi hanno fatto impazzire. Anche vero che vabbè, senza leave-in, senza niente, un po' così. Boh, vabbè, tanto domani devo andare a lavoro, i capelli me li tengo così che fuori piove, c'è un tempo del cavolo. E adesso andiamo a lavare tutti sti pennelli. Stavo montando il video e mi sono resa conto che l'ultima clip è sparita nel nulla cosmico, raga. Boh, io non lo so. Ultimamente perdo pezzi dappertutto. Tra l'altro una ragazza oggi mi ha scritto che non ho finito di mettere una didascalia in un video, quindi non ci sono dei link. Io non ho parole per me stessa, avrei bisogno di 6 mesi alle Maldive, penso, qualcosa del genere. Quindi niente, oggi in realtà è martedì pomeriggio, sto montando il video per domani perché io sono quella dell'ultimo minuto. Vi saluto, facciamo finta che sia domenica sera e che io stia per andare a letto e ci vediamo tra pochissimo con un nuovo vlog. Ciao, con un nuovo video, perché ho un nuovo vlog? Ve l'ho detto, non ci sto più con la testa e ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!